Si è concluso non poi da tanto tempo, non poi da troppo tempo, il tempo del creato, questo momento di riflessione sul tema dell'ambiente proposto appunto a livello interreligioso in tutto il mondo, e torniamo a parlare di ambiente, ma in realtà il tema dell'ambiente, il tema della salvaguardia del creato, il tema del rispetto di ciò che ci circonda ritorna sovente nelle nostre trasmissioni. Questa volta lo spunto ci arriva da un libro, da un volume che è stato recentemente pubblicato dal gruppo Gallo Verde della Chiesa Valdese di Milano, ed è il volume La Voce della Terra. È un volume che raccoglie, riprende alcuni temi che sono emersi durante degli incontri che sono stati organizzati proprio dal gruppo Gallo Verde e dalla Chiesa Valdese di Milano, e noi ne parliamo insieme ad Anna Bossi, che è curatrice, coordinatrice, ecco, di questo gruppo Gallo Verde. Ciao Anna, intanto bentornata. Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno anche a te, grazie per la disponibilità. Come nasce l'idea di questo libro, La Voce della Terra? L'idea del libro è nata, a seguito di dell'organizzazione, come tu dicevi, di queste conferenze. Tre conferenze che sono state organizzate nel 2022, quindi ancora in tempo di Covid. E conferenze che mettevano a confronto la voce degli scienziati per quanto riguarda alcuni aspetti particolari dei problemi ambientali e la voce invece della teologia. Abbiamo pensato che questa unione di pensiero su un argomento comune e importante sicuramente per ognuna di queste scienze, di queste filosofie, fosse una cosa interessante. All'inizio eravamo un po' spaventate nell'organizzare questo tipo di incontri, perché effettivamente non era cosa semplice, ma poi abbiamo detto proviamo a puntare alto e abbiamo invitato persone della scienza particolarmente conosciute nell'ambito delle tematiche ambientali, e pastori e persone che hanno saputo in queste conferenze tirare fuori delle argomentazioni veramente interessanti. Abbiamo fatto le conferenze, e fatte queste conferenze ci siamo poi detti perché lasciare cadere il discorso in un ambito di ricordo, diciamo, di questi eventi, custodito semplicemente nelle trascrizioni WhatsApp, YouTube che ci sono online. Abbiamo deciso di portare queste voci sulla carta stampata e abbiamo poi completato il testo con delle riflessioni un po' particolari di carattere grafico su Genesi 1 e sul Salmo 104. Avere un libro a disposizione, Anna, dà anche l'opportunità poi di tornare a parlare di questi temi, magari in occasione di presentazioni, ad esempio. Certamente. Di incontri con il pubblico, quindi insomma è un po' un rilanciare un percorso che avete fatto e continuare a proporlo, anche perché sono spunti che poi sono molto attuali e non penso si esauriscano e finiscano, ecco, una volta che sono stati letti, ma sono degli spunti che danno l'occasione di tornare a riflettere, magari anche a distanza di qualche anno, in modo diverso su una stessa tematica. Già nel passare dalla versione parlata alla versione stampata ci sono stati dei cambiamenti. Immagino. Perché noi abbiamo contattato naturalmente gli autori delle conferenze e abbiamo proposto loro il testo delle trascrizioni, e loro lo hanno aggiornato e modificato secondo poi anche quei cambiamenti che nel frattempo erano avvenuti. Ma soprattutto devo sottolineare una cosa, che l'idea che ci ha inizialmente mossi a proporre la stampa di questo testo è stata quella soprattutto di fare leggere queste cose alla nostra comunità, perché avevamo constatato che la partecipazione alle conferenze per quanto riguarda i membri proprio della nostra comunità era piuttosto carente. E allora abbiamo detto la voce del Gallo Verde è una voce che
continua da anni a suonare all'interno della comunità, ma come nel mondo attuale, magari in quello attuale un po' meno, ma del mondo del recentissimo passato, chi parlava di ambiente veniva un po' ascoltato così, senza magari dar troppo peso a quello che diceva. Questo succedeva anche nella nostra comunità. E allora abbiamo voluto inizialmente rivolgerci alla comunità e abbiamo già fatto presentazione in chiesa di questo testo e abbiamo ottenuto già un discreto successo presso di loro. E ora passeremo attraverso quello che è la divulgazione del testo attraverso i canali soliti. Certo. Faremo una presentazione presso la Libreria Claudiana il 6 novembre prossimo, anche perché nell'organizzazione di questi incontri eravamo stati supportati dal Centro Culturale Protestante di Milano. Era stato un lavoro di equipe e quindi ci riproponiamo nella stessa sede per presentare il libro e poi cercheremo di portare questa voce anche nelle chiese sorelle di Milano e piano piano ovunque ci sembra che Lanciamo un appello, sì. Anna, se qualcuno volesse invitarvi, voi siete a Ah disposizione beh, assolutamente, per andare a assolutamente. presentare questo volume, La voce della terra, a cura appunto del Gallo Verde. Assolutamente, perché sono spunti di riflessione veramente interessanti. Sono venute anche poi per noi che le abbiamo sentite, trascritte, rileggerle, c'è sempre qualcosa che ci sorprende, ci stupisce positivamente, Certo, naturalmente. sono tre i temi, diciamo, importanti che vengono Sì. trattati: gli animali, gli alberi e il suolo. Il rispetto degli animali, quindi si parla anche di allevamenti intensivi, si parla di cibo consapevole, si parla di attenzione a quello che scegliamo di mettere, insomma, nei nostri piatti e sulle nostre tavole. Si parla dell'attenzione all'ambiente, alle foreste, che sono ovviamente in pericoloso cambiamento, in questo periodo di cambiamenti climatici. Si parla di suolo, che anche questo, insomma, poi ovviamente sono tutti temi legati uno all'altro, perché è chiaro che fanno parte di un grande cappello, che è quello del mondo che ci accoglie e che ci circonda. Però il suolo, soprattutto nella parte che noi non vediamo, che non consideriamo, in tutto ciò che c'è di piccolo, di sotto, di importante, di vitale, che però è essenziale per la vita del nostro pianeta. Purtroppo negli ultimi tempi abbiamo avuto testimonianza di avvenimenti molto molto brutti, le alluvioni che hanno colpito le regioni dell'Italia nelle ultime ondate di pioggia sono proprio la testimonianza di quanto il suolo sia stato utilizzato in maniera non corretta e quindi questo suolo cementificato, impermeabilizzato, nel momento in cui arriva tanta pioggia, non assorbe più nulla e porta via tutto quello che la pioggia porta via tutto quello che trova sulla sua strada verso il mare. Una visione ogni tanto un po', diciamo, omocentrica che pone l'uomo al centro e però dimentica invece i delicati equilibri che devono essere Esattamente, mantenuti. perché è proprio una questione di equilibrio, non è una questione di ridare spazi a una natura che ci deve a questo punto sovrastare o comandare, è questione di equilibrio. Io credo che il creatore ci abbia messo su questa terra con un equilibrio perfetto e poi sta a noi cercare di mantenerlo e di mettere anche qualche pezza dove abbiamo fatto qualche danno. Nella Esatto. nostra inconsapevole talvolta, perché Certo. chi andava a pensare che sarebbe andata così? Adesso siamo un po' più consapevoli e quindi se non si fa nulla, diciamo che siamo un filo più responsabili. Allora, Anna, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Rinnovo Grazie a voi. l'invito a chi fosse interessato davvero a contattare il Gallo Verde, che è questo gruppo ormai che lavora da anni, da decenni nella Sì, Chiesa Valdese. Da certo, quant'è? dal 2007 c'è stata la fondazione del gruppo per
Perché la pastora Dorothea Mack ha portato a conoscenza appunto della Chiesa Valdese dell'esistenza di questa certificazione ambientale del Baden-Württemberg, Grünen-Gockel, appunto Gallo Verde, che permetteva di essere certificati con una certificazione EMAS, ma adattata alle vite della Chiesa, e la storia è cominciata da lì. Dal Pensa, quindi 2007 insomma. e siamo alla terza certificazione. È un percorso che peraltro può essere avviato da qualsiasi chiesa, da qualsiasi comunità, quella appunto della certificazione ambientale. Ognuno può farlo e declinarlo come meglio crede, a seconda anche delle sue Certo. situazioni ovviamente puntuali, personali. E quindi grazie Anna Bossi per essere stata con noi. Buon lavoro a te e a tutto il gruppo del Gallo Verde della Chiesa Valdese di Milano. Un saluto a tutti da parte di Radio Bequit e buona presentazione di questo volume che avete curato, La Voce della Terra. Ciao, alla prossima! Grazie mille e un saluto a tutti voi. Ciao.